Prima idea che ci è venuta in mente nell'affrontare quest'opera è stata quello di tradurre un concetto di dialogo, di dialettica tra il linguaggio dell'architettura e il linguaggio dello street artist. Abbiamo scelto di collaborare con Mr. G perché tradotti ci sembrava l'artista che meglio rappresentasse il linguaggio dello street artist nell'immaginario comune. E la chiave è stata lavorare su una facciata, come entrambi facciamo di solito, sia lo street artist che l'architetto. Solo che noi gli abbiamo dato la struttura, gli abbiamo disegnato la tela, la base, la griglia che abbiamo poi costruito in nero proprio per rendergli questa sorta di elemento di disturbo sul quale lui doveva poi relazionarsi. E l'abbiamo chiamata l'effimero attraverso perché l'attraverso sta proprio nell'aver posizionato questa maglia che rappresenta per noi un elemento architettonico. E quello che ne è venuto fuori è un'esplosione di colori, appunto può essere interpretato come un'esplosione di vita, una festa o appunto un momento della vita, e quindi questo rappresenta un momento di festa della vita.